piano piano, amore, buongiorno. Qui siamo già abbondantemente attivi. Ma piano, mamma. Piano piano. Adesso gli devo dare il latte, già preparato. Ci siamo io ed Emma truccate, preparate. Emma, sei la brava. E nulla, raga. Oggi nemmeno si esce. Scusate, dicevo, è una settimana che siamo chiuse in casa. E domani finalmente usciamo, che è sabato, anche domenica. Vi dico che ho contattato la parrucchiera, quindi settimana prossima. Emma, finalmente. È normale che sta piangendo, lo stai torturando, mamma. Settimana prossima andrò a fare i capelli, quindi non vedo l'ora. Ovviamente voglio fare il blu, però non vi prometto nulla, cioè nel senso, non lo so, probabilmente cambierò anche idea sul colore, non lo sapete che sono un po' pazza. E nulla, raga, io adesso do il latte al bambino, poi metto a pulire perché ho la casa sotto sopra e poi oggi voglio fare una cosa insieme a voi. Voi, non lo sto facendo ancora mangiare perché manca ancora un po', però cedo sempre prima, raga. Emma, calmati. Voglio pitturare, io ho una cyclette che non è messa male, cioè non glielo dare ancora a mamma. Praticamente è una cyclette che mi ha regalato Antonio. Ma fa certe sceneggiate questo bambino. Praticamente è una cyclette che mi ha regalato Antonio, che non è messa male, anzi va molto bene, però il sotto i cani me l'hanno rovinato, quindi vorrei ripitturare con gli spray. Dopo vediamo se riusciamo insieme a fare sta cosa, vi faccio vedere il prima e il dopo. E nulla, raga, io adesso vi lascio che faccio mangiare lui e mi metto all'opera. A dopo, saluta. Ciao. Eccolo qua. Piano. E il mio monellino, che stai facendo, la cacca? Ma i miei figli fanno sempre cacca quando registro, io non lo so. Raga, eccomi qua. Allora, ho pulito la camera da letto e cameretta. Emma ha pranzato. Dove sta Emma? Lui oggi non mi dà tregua, vuole stare solo in braccio. Si arrabbia pure. E vuole stare solo in braccio, non si sta. Arriva, amore, e quindi è un bel problemino perché non sto riuscendo a fare molto, però vabbè. Quando lui deciderà di dormire un pochettino, piano amore, allora io riuscirò a fare qualcosa. Nel frattempo mi sono preparata la piadina integrale. Ho comprato una farina con germe di grano integrale, deve essere buonissima. Poi mi sono tagliata, piano amore, un carosello e un pomodoro e mangerò il cotto nella piadina. Quindi queste cosine qua oggi e nulla, raga, ci aggiorniamo fra un po'. Allora raga, questo è il mio pranzo che lascio a desiderare. Ho fatto un pomodoro verde, un barattiere e questa è la piadina che ho fatto io, che stavo tagliando col cotto. Questa è una farina, come vi dicevo, integrale con germe di grano. E nulla, vado a mangiare. Tromba, 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 tromba! Brava! Trova la parola yogurt. Yogurt, yogurt, yogurt! Brava! Un bruco, un bruco, un bruco, un bruco! Brava! Le coccinelle, brava! Clicca di nuovo! Bravissima! Aspetta! Zucca, zucca, zucca! Piano, piano, piano! Brava! Trova la parola uva. Uva, uva! Brava! Raga, eccomi qua per assaggiare con voi. Lui ormai vuole stare sempre in braccio, non c'è niente da fare. Raga, era una vita che non lo facevo. Guardate all'interno quanto è bello, un'esplosione di sapori e colori. Fatelo perché ha pochissime calorie e poi è una merenda, ma anche una colazione, più una colazione completa. Per merenda è leggermente più calorico, devo essere onesta, però raga, meglio questo che non una buffata magari, che ne so, di cose caloriche, di patatine. Cioè preferisco farmi questo che so che mi sazia, che è dolce,
invece di buttarmi sul cioccolato che magari è calorico. Ovviamente il cioccolato fondente lo potete mangiare, ve l'ho già detto. E nulla, almeno soddisfiamo la vista e il palato. Buono. Potete anche usare lo yogurt al caffè per dire. Comunque, raga, la mia amica Giulia in questi giorni mi sta facendo venire tante voglie perché è lei che l'ha fatto. Io sul canale ho già fatto la ricetta. Però in questi giorni lo stava preparando e mi è venuta voglia, ho detto domani lo faccio. E un'altra cosa che sta facendo lei sono i gelati allo yogurt che voglio provare. Quindi voglio trovare degli stampini molto molto carini e poi lo faccio insieme a voi. Questo, vabbè, non vi ho fatto idea la preparazione perché trovate la ricetta sul mio canale. Tre fette biscottate, le inzuppate nel latte e caffè o solo latte, anche i latti vegetali vanno benissimo, quello che volete. Tra uno strato e l'altro mettete lo yogurt, quindi per una, due, tre volte lo yogurt, cioè lo yogurt questo qui, io in questo caso l'ho usato quasi tutto, ne è rimasto giusto un pochettino. E poi decorate a piacere o con frutta, poca però, perché comunque abbiamo già una bella bomba qui, no? Quindi un bel dolcino già completo, quindi o mandorlino, frutta secca, che ne so, potete mettere anche appunto i frutti di bosco se usate uno yogurt e frutti di bosco, o addirittura potete mettere qualche bel chicco di caffè. Sapete i chicchi di caffè da sgranocchiare? A me non piacciono, però ci sono persone che li amano, quindi fate il tiramisù proprio al caffè completo con i chicchi, o addirittura se volete farlo al cioccolato potete prendere uno yogurt magro, quindi anche un penso lo yogurt greco al cioccolato, forse lo fanno, quindi yogurt con pochissime calorie e lo fate col cioccolato, ancora più buono. Quindi possiamo variare come vogliamo, perché la dieta, ricordate, non deve essere una cosa di restrizioni, perché altrimenti il nostro cervello si stanca e non riusciamo ad andare avanti. La dieta deve essere fatta anche ragionata. Sì, è vero, dobbiamo avere lo schema da seguire, ma se io un pomeriggio ho voglia di dolce, non devo stare lì a pensare che posso mangiare solo una depressiva mela, una mela depressiva, o comunque che ne so, al posto della classica barretta, perché alcuni danno anche le barrette, quelle lì, fitness, come si chiamano quelle lì, vi potete fare appunto un dolcino fatto in casa, dei muffin. Per esempio, Emanuela, che è un'altra mia amica che è anche su Instagram, anzi, seguitela. Mi sembra con il suo nome e cognome, sì, Emanuela Riviello, mi sembra. Comunque vado a controllare. Se no, scrivetemi, comunque vi dico. Lei mette tantissime ricettine fit perché lei ha fatto un bellissimo anche percorso dimagrante e mette tante belle ricette. Che ne so, ha fatto i muffin, ho visto ultimamente, fa tante tortine fit. Ovviamente dobbiamo mangiare sempre una piccola porzione, ma una piccola porzione a colazione o la domenica, per esempio, che vogliamo un dolcino, tanto di guadagnato a fare queste cose molto sane. Nulla, raga, oggi sto parlando tantissimo, sono logorroica. Io vado a fare la mia merenda e ci sentiamo dopo. Raga, io mi sto andando ad allenare, braccia, qui ho già preparato. Oggi faccio solo braccia, inizio piano piano, lentamente, perché ovviamente non posso, va bene, non posso esagerare, quindi voglio iniziare piano piano. Ti vuoi allenare? Quindi oggi faccio solo braccia e poi man mano inserisco tutti gli allenamenti completi. Nel frattempo sentite friggere perché sto facendo le pizze di spaghetti per Antonio oggi e domani, perché comunque domani usciamo, al ritorno avrà già pronto. Io stasera mangio insalata e carne con Emma, cioè Emma la carne, adesso vediamo cosa mettere vicino. Nulla, raga, ci aggiorniamo fra un pochettino.